Un percorso turistico-culturale sulle orme del padre della prospettiva pittorica. Questa è la proposta di Vittorio Sgarbi in visita ad Arezzo per valorizzare il patrimonio artistico della città. Un lungo viaggio nel centro Italia che porterà italiani e stranieri alla scoperta dei capolavori di Piero della Francesca, da Rimini a Spoleto, passando per Arezzo, Castiglion Fiorentino, Sansepolcro e Monterchi. Siccome è prevista una mostra in un luogo improbabile d'Italia su Piero della Francesca, ho detto facciamo l'anno di Piero della Francesca, che coincida anche con quello che le scuole devono imparare, partendo da Rimini, che conoscono generalmente per le discoteche, e finendo a Spoleto, dove c'è stato un grande festival. Questo percorso deve ovviamente proporre a chi viene a vedere Piero della Francesca una serie di escursioni, di cui naturalmente fondamentale sarà quella che segue un fiorentino, dove ci sono anche dei Piero della Francesca sconosciuti. Allora ho pensato che occorrerà fare, come insegna i casting, una che è nata ad Arezzo con non grande fortuna, però intende, per ragioni che hanno una loro logica, accostare l'arte storica, e che pure è eternamente moderna, è all'arte contemporanea, che può essere l'inizio di una nuova vicenda in cui Castica ha dato uno spunto e questo spunto è accolto nel nome di Piero.